Buongiorno a tutte le donzelle, tutti i donzelli che sono all'ascolto. Oggi è un altro giorno qua di Ibiza, un'altra giornata nella isla, come piace chiamarla ormai a noi. A noi local. A noi di Ibiza, l'isola dove tutto può accadere. Matteo ne sa qualcosa, vero? E dovreste saperne anche voi qualcosa, ma se non avete visto gli scorsi episodi, ecco un veloce riassunto. Siamo ad Ibiza una settimana per scoprire tutto di quest'isola. Abbiamo esplorato il lusso, conosciuto il signor Siddhartha, un hippie che vive nel bosco facendo massaggi. Eh sì, me ne sono fatto fare uno. E oggi stiamo partendo per una nuova succosa avventura, perché non siamo neanche a metà del viaggio. Ci hanno consigliato in tantissimi, perché abbiamo parlato con la gente, di viverci l'isola così, senza programmi. E allora oggi quello che faremo è proprio andare alla scoperta di quest'isola assurda, di chi ci vive, di chi ci viene ad abitare per la stagione, per lavoro, o di chi viene qui soltanto per le vacanze, per sfondarsi come Matteo, perché lui è venuto solo per questo, non sta lavorando, non sta facendo niente. Quindi mettetevi comodi, perché state per guardare le 24 ore più assurde che abbiate mai visto ad Ibiza. Le mo assurde. Una cosa... No? Tranquillo. Cioè, sì, meno di assurdo. Cioè, non... Siamo nella zona della Marina, che è la zona un po' più ricca. Come va? Assonnata ancora? Questa ragazza che vedete è Laura. Aspettate che vi racconto chi è. Stiamo andando ad incontrare Laura, che è una ragazza che abbiamo incontrato davanti ad un locale dove stiamo preparando un altro video che vedrete poi più avanti, che segue i video. E quindi ho detto, dato che lavori sempre, sei sempre qua a lavorare, perché ho vista due serie di fila, oggi ti invito a fare una cosa che in realtà ancora non siamo certi di poter fare, però vabbè, è un'esperienza bella. Esperienza trovata grazie al browser Opera, sponsor di questo video. Vabbè, ne parliamo dopo, eh. Devi fare ancora colazione. Succo d'arancia. Ma è vera sta cosa che fate colazione tipo a una, sì, pranzo alle tre? Sì, sì. Io mi sono presa. Che ore sono? Vabbè, dai. Onesto. Manco tanto. Capiranno come migliorare il sonno. Sì, sì, sì. No. È vero, mi sveglio presto, vado a dormire presto. Sì, cioè io che lavoro nei locali anche a Milano, gli orari sono gli stessi. Tu qua che lavoro fai? Io lavoro in un locale che è a Playa d'Embossa. Playa d'Embossa è un po' il centro della movida di Ibiza, dove si trovano tutte le discoteche più famose, come l'Ushuaia e l'AI. C'è accoglienza ai clienti, quindi arrivano, li accompagno al tavolo, là una certa, siccome c'è anche la zona club, entro dentro il club, porto le bottiglie e sto poi. Ti diverti? Mi diverto, non mi posso lamentare, l'ho pagata bene. Senti, ma è il primo anno che viene Ibiza? È il primo anno che faccio la stagione, che è capitato per caso, perché io non dovevo essere. Una mia amica mi ha convinto, perché doveva venire insieme ad un'altra. L'altra non è venuta. Ti piace lavorare in Ibiza? Sì, mi piace. Cioè, non me l'aspettavo. Pensavo fosse, non lo so, molto più estrema la situazione. Ma in realtà è molto personale la cosa, cioè dipende da come ti gestisci tu. E così, mentre facciamo la nostra meritata colazione alle 12.52, ma ti è successo qualcosa di assurdo? Cioè, quelle cose che ti succedono solo ad Ibiza? Chiedo a Laura un po' di retroscena piccanti. Mi chiedono di lavorare come escort. Ah, a me è capitato. È vero. A me è capitato in questi giorni. Cioè, vedono una persona bella, esatto, come da ottima presenza. Vogliono venderti così. Quindi capita modo. Tanto? Sì, sì, capita. Penso al 90% delle ragazze. E secondo te questo 90% quante ragazze poi accettano? 70? Sì, così tante. Quelle che stanno a Dubai, a Miami durante l'inverno, vengono qua e pizza. Cioè, tipo, quanti soldi ti offrono? Tanti, pochi? Dipende. Ti offrono 300 euro per farti istituire in qualche bagno di qualche discoteca, che è una roba squalidissima. E ci sono quelli che ti offrono euro, magari hanno clienti importanti, quindi le cifre sono molto più alte. Non mi aspettavo che fosse così serrata la cosa, cioè te lo chiedono un giorno sì, un giorno no. E invece la parte, quello che ti piace di più di Ibiza? Mi piace che abbia queste due facce, quindi tu ti puoi vivere la mattina super serena e la sera divertirti, oppure scegliere che cosa fare un giorno, che cosa fare l'altro. Non ti sei mai sentita in pericolo? No, ti dico la verità, no, vado spesso in giro da sola. Sono le 14. E ci spostiamo verso Sant'Antonio per un'esperienza davvero interessante. Questo è San Antonio. Yes. Sant'Antonio. San Antonio. E che zona è?
è la parte nord di Ibiza, ovvero la zona colonizzata dall'inglese. Ibiza per gli inglesi è San Antonio e basta. Comunque una roba così potresti fare solo a Ibiza. Te immagini una cosa così a Catanzaro. È completamente sconnesso, capito? Cioè non è che ha un senso qua. Ma prima di tutto, spalmata bene? Da Dio. Sì? Sì, sì. È fondamentale proteggersi. L'ho messo troppa? No. Di qua. Bene, meglio. Adesso? Meglio? Meglio, dai. Così, sì. Mentre parliamo... Sì, mi sa che lui... È abbastanza mosso il mare, quindi... Sì? Ci divertiamo un pochino oggi. Arriva Francesco, ragazzo che lavora qui sull'isola e fa scoprire posti incredibili grazie alle sue moto d'acqua. Aspetta, va. La volta buona che casco in mare, tutto. Vai, metti prima il piede destro, del sinistro, voglio dire. Eccola, vai. Vieni avanti. Sì. Brava, lei è salita giusto. Dopo 45 minuti di salita, ti faccio vedere che bel mare, quello che facciamo, il tour. Senti, ma dimmi i pericoli di questo jet ski. A meno che non fai il matto e vai addosso alle barche e fai un sacco di danni, non ti può fare nessun male. Cioè il pericolo è divertirsi troppo. Divertirsi troppo. Una delle salite peggiori della storia. Allora, ma appoggio qua. Allora, dopo essermi imbragato per bene, gas destra. Qua? Destra. Questo, sì. Un rapido tutorial. Accendo? Accendi la moto. Tu quanto ti fidi? Io zero, bene. Onestamente ho molta paura. E dopo aver fatto salire Laura, com'è che si frenava? Prima di continuare però devo fare una cosa, eccomi qua su questa bellissima spiaggia. Ma è finta, non... Stai zitto Matteo. Prima di partire ho fatto alla mia fedele intelligenza artificiale una domanda. Aria, secondo te sui jet ski le possibilità che io possa conquistare una ragazza potrebbero aumentare? Come intelligenza artificiale non ho opinioni. Tuttavia può essere un'esperienza divertente, il che potrebbe aumentare le possibilità di creare un'interazione positiva. Incredibile, ha sempre una risposta a tutto. E tra l'altro questa è soltanto una delle funzioni di Opera, il browser gratuito che uso perché grazie alla sua Tab Island mi permette di organizzare le schede in base ai miei interessi. All'ad blocker, il tracker blocker, ma soprattutto la funzione VPN, fondamentale quando sono fuori casa e devo connettermi in maniera sicura. Tipo da Ibiza. Cioè non che nel mondo le altre reti siano più sicura, Ibiza non ci sia questa sicurezza. Vabbè, dai, avete capito, ma non mi fate infilare un discorso che... Scaricate Opera nel link in descrizione. Adesso posso tornare a rimorchiare sui jet ski. Tu che frequenti le discoteche, va di moda e... Con giubbotto antiproiettile. Beh, fa un po' marano. È la mia ambizione, no? Diventare un po' marano. Devi salutare qualcuno prima della tua fine. Ciao mamma, ciao papà. Andiamo? Andiamo, andiamo a farci un bel bagno. Dai, ti seguo, eh. Non avere paura, dai gas! Vai! Dopo essere partiti un po' bagnati... Colpa sua, eh! Pioveva, mettilo qua dentro! Ma va, figurati se cade il cappello proprio a me, a un me! Altro il cappello? Io che cosa gli avevo detto? Ecco, a me è caduto il cappello, sì. Allora, voto guida? Wow, 7. Cioè, scusami, tu che eri dietro, voto guida? Vedi, lei è più generosa, scusami. Questo è Calabassa. Questo è un beach club che ha aperto da tantissimi anni, che si chiama Calabassa Beach Club, molto molto famoso. È dai VIP, influencer, insomma, tutto. Gente importante. Andiamo? Andiamo. Io non ci porto quasi mai nessuno perché è molto pericoloso, non ci fanno entrare quasi nessuno. Senza gas, così, lasci, vieni piano piano con me. Segui a me. Occhio alla testa, eh. Noi che siamo alti. Occhio alla testa. Forse così è troppo. E dopo aver visitato una grotta incredibile, assunta come camera, vai. Meglio di Matteo. Ci fermiamo in un ciringhito praticamente in mezzo al mare. O almeno, se riesco a salire sulle rocce, che è difficile, è difficile. Tutti in tranquillità che sono arrivati, una difficoltà. Guarda Matteo, un uomo devastato. No, ma tu soffri il mare? Un poco. Che prendi? Uno spritz. Per rimanere sull'italiano. Sono molto buoni. Vai, fai un cincin in spagnolo. In un boia? Un boia, Guarda che barca, guarda che panorama e guarda che mare.
che vuoi di più dalla vita? Questi sono pagati 50 centesimi a bicchiere. Okay. Se li dai, te li danno i soldi. Io do a mia madre, come gadget. E così colgo l'occasione per fare un po' di chiacchiere con Federica, fidanzata di Francesco. E quindi tu sei, sono 20 anni che stai qua? Sì, tutto l'anno? Da 7. E perché hai deciso, mi trasferisco qua di Ibiza? D'inverno perché ho un bambino a scuola. Qua di Ibiza? Sì. Bellissimo. Ma ci sono tutte le scuole, elementare, medie, superiori? Sì, sono le università. Allora, diciamo che è una cosa di cui non ne parlo molto. Ok. Vabbè, te la dico. In realtà sono a Ibiza per mio padre. Tanti anni fa, negli anni 90, si è innamorato dell'isola. E quindi te l'ha trasmessa un po'? No, ci ha portato qua, ha aperto un ristorante che è ancora oggi esistente. E ti sei innamorata anche tu poi dell'isola? Ovvio. La nota negativa di cui non voglio parlarne è perché mio padre non c'è più. Quindi, un po' ti emoziona, diciamo. Sì. Io anche mio fratello, mia madre, qui tutti. Cioè, tutta la tua famiglia qua. Ma senti, la cosa che ti piace di più di Ibiza? L'energia, le persone che vengono in vacanza, l'apertura mentale molta. Qui ti puoi vestire come vuoi, puoi fare quello che vuoi, ovviamente nel limite. Come dicevo poco fa, Roma è una città molto molto bella, però è molto stressante. Andiamo? Ci siamo. Vai, andiamo. Da morire. Ma sai che uno dei miei incubi è beccare un riccio. Sono un isolano io. Adesso riparte il tuo incubo peggiore, cioè stare dietro. Sopravvivere. Date Matteo che non riesce a salire. Matteo, ce la fai! Dopo questo magico pit stop, andiamo! Siamo pronti a ripartire. Guarda, è tutto viola. E dopo l'ennesima grotta che ti fa rimanere con la bocca aperta. E ora andiamo! Siamo sulla terraferma, per fortuna di Laura. Ancora viva? Sei ancora viva, Laura? Ragazzi, incredibile, ne vale davvero la pena, vale male. Spero di averti fatto. Ho guidato bene? È stato bravissimo, top player. È stato incredibile. La prima volta ho fatto mettere anche lo sport alla finale. Il tuo amico è stato un po' più... Mamma mia, lui, Matteo! Così, quando sono le 19, ci spostiamo verso il nord dell'isola, a Benirras. Oggi siamo venuti a Benirras, che è una cala, quindi una spiaggetta, dove appunto da un sacco di anni si riuniscono tante persone, tra cui tanti, per fare una sorta di rituale e suonare dei tamburi o degli strumenti musicali per il tramonto. Adesso magari chiedo conferma su tutte le info, perché diciamo che non sono proprio di Ibiza, io c'entro, sono un po' più decentrato, Catanzaro. Per fortuna ad accompagnarci c'è Alessia, che abbiamo conosciuto nello scorso episodio. Qui molte persone hippie si mettono a suonare i tamburi, i bonghi. È una pratica per liberare dalle energie negative della giornata. Davanti a quell'isolotto che vedete lì, che si chiama il dito di Dio. Questo, vedi che è di Calippo. Ogni giorno? Ogni giorno lo fanno, ci sono dei giorni in cui magari non vengono. Momento di entrare appieno nello stile della festa. Adesso, se hai le palle, vai a ballare la gara. E a proposito di palle, non aveva le mutande, io ho visto le palle. No, no. Ah, ma lui? Sì. Cos'è? Joder, che susto, che spavento. Vai a ballare con lei, vai a ballare con lei. Dai. No, anche te. Mentre tanti si aggiungono alle danze. No, io non so. Vai, Gabri, dai, so vieni. Ah, voglio che anche tu vieni. Io inizio ad andare tu, poi io vengo. Sia persone vestite che persone meno vestite. Da quanti anni la fanno questa cosa qua? Ho sentito anche dagli anni 70. Alessia si lancia. Vale, vai, vai. Lui è il vincitore indiscusso di questa serata. E il signor Palle al Vento coinvolge anche me. Che faccio la mia porca figura comunque, gran ballerino, sì. Yeah!
Così ci avviciniamo ad uno dei signori al tamburo per scoprire se questa cosa la fa ogni giorno. Io personalmente, quando puoi, lo sì. Sì, hace las cosas o solo esto? No, tengo un trabajo. ¿De pesa? Yo de pesenco. Vivo qui. Tutto l'anno? E con il mio italiano spagnolo scopriamo di più. Ma perché lo fanno? Perché è stata puesta de sol. Vale, para celebrar. Es una manera de vivir. Es vivir, hay muchas maneras de vivir, sí, pero no es la peor. La gente feliz, nadie pagando nada, y la natura, regalos de la natura. Ah, ¿trabajas? Bueno, toco un poco de música, de eventos de vez en cuando, pero trabajar en una tienda de muebles, hago obras. ¿Entre los dos? Che hai fatto? Mi metto il profumo di mare sempre per celebrare la giornata e ringraziare di quello che è successo. Ah no, bello. Vero? Molto 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 bello. Vi consiglio assolutamente, se doveste venire ad Ibiza, di passare da qua, perché è incredibile, esperienza unica. È assurdo come Ibiza abbia queste due facce: da una parte il lusso e le discoteche, e dall'altra la natura e la libertà di ballare nudi. Ho tante domande, forse troppe, e sono sicuro che troverò la risposta nella seconda parte di questo video. Cosa sta succedendo? Come le Vere Star! Dove ho vissuto una notte da leone ad Ibiza molto speciale. We'll be right back.